Maria Antonietta Cocco, coordinatrice dello Sportello Linguistico di Faeto, che ha organizzato le manifestazioni nell'ambito della giornata nazionale dei borghi autentici. Qual è il filo conduttore di questa giornata e soprattutto cosa vi aspettate? Faeto sicuramente è un borgo autentico, si può dire assolutamente un borgo autentico per la sua autenticità e unicità soprattutto, proprio per il fatto di parlare, di continuare a conservare il patrimonio linguistico che è il franco provenzale. E Faeto, Maria Antonietta, possiamo dirlo ad alta voce, non è solo prosciutto. Assolutamente no, anzi, il prosciutto si può dire, per quanto mi riguarda personalmente, insomma, è una cosa che è venuta in realtà negli anni 60, questa esaltazione del prosciutto, ma Faeto vanta ancor più antiche tradizioni, come appunto quelle del carnevale e tante altre cose bellissime, ma ho detto soprattutto la lingua franco provenzale. Buongiorno, cosa state preparando qui? Stiamo servendo le purpette faitare, polpette con il formaggio, pane e uova. È un piatto tipico faetano? Sì, è un piatto tipico di Faeto, infatti le abbiamo proprio denominate purpette faitare, polpette faetane. Da dove venite? Noi da San Severo. Come vi state trovando oggi qui a Faeto? Bene, bene, non ce l'aspettavamo, è organizzata molto bene questa giornata. Giornata dei borghi autentici per assaporare i prodotti tipici locali, ma anche per conoscere un territorio importante come quello di Montidauni. Certo, sicuramente, soprattutto per conoscere il territorio, perché siamo della provincia, ma molti di questi paesini ci sono sconosciuti, quindi approfittiamo per conoscerli. Cosa ha apprezzato maggiormente? Beh, bello il centro storico e adesso cominciamo ad assaporare anche la cucina. Da dove viene lei? Da Poggia. Come si sta trovando oggi? Bene, bene. Cosa sta assaporando? Sto assaporando cavatelli e fagioli del posto, chiaramente, prodotti naturali e sono molto buoni, ottimi. Faeto, giornata nazionale borghi autentici, Michele Pesante, associazione Tratturi e Transumanze. Quanto è importante recuperare l'identità di questi piccoli borghi? Sì, è molto importante perché è la parte più intima del nostro paesaggio. Tra l'altro in questi borghi è possibile recuperare anche non solo la propria identità storica. Stiamo qui tra Celle e Faeto, due borghi bellissimi caratterizzati anche dalla lingua franco-provenzale. Quindi una storia antica che va recuperata, ma non solo la storia, si tratta anche di recuperare l'ambiente, la possibilità che danno i borghi di offrire, come dire, una qualità di vita, la possibilità di riappropriarsi di se stesso. Quindi sono paesaggi importanti che dobbiamo tutelare. Per fare questo occorrono interventi seri di recupero. Ad esempio, tra le tante proposte che si potrebbero fare, innanzitutto superando la logica della divisione, del campanilismo che nuoce tantissimo alle nostre collettività, ma anche la possibilità di, ad esempio, di creare quei percorsi, quei tracciati. Qui siamo vicinissimi al tratturo Foggia-Camporeale, però ci sono anche percorsi in disuso che univano un paese all'altro, che possono essere gli splendidi percorsi turistici, ambientali, per un turismo proprio di qualità che vuole riappropriarsi, di collegarsi alla natura e quindi fare delle vacanze o dei soggiorni appunto in questo ambiente. Pasquale Di Domenico, associazione APS Io Coltivo la Vita. Oggi Faeto si è messa in mostra per cercare di combattere lo spopolamento e sperare nel cosiddetto turismo di ritorno. Si può fare? Certamente sì. Noi pensiamo che il nostro territorio abbia molto da dire e soprattutto cerchiamo di invitare i giovani e i meno giovani a riscoprire le nostre radici. Nonostante vediamo tanti cartelli vendesi in questo comune, così come un po' in tutti i piccoli comuni della nostra provincia, c'è voglia di ritornare. Certo, il paese ha bisogno di un rilancio, anche, come dire, in chiave moderna, in chiave attuale, perché non si può più contare sulle risorse di una volta che ormai hanno
fatto il tempo, hanno lasciato il tempo che trovano, e quindi bisognerà trovare sistemi, occasioni, attività e anche un po' di creatività per dare di nuovo slancio al paese. Ne ha tutte le peculiarità, ne ha tutti i talenti, bisogna solamente metterli a frutto e trovare le persone di buona volontà che si adoperino per il rilancio di Faeto. Sì, siamo uno dei comuni di punta che ha aderito a questa iniziativa di rilievo nazionale. L'obiettivo è stato proprio quello di recuperare il passato, le tradizioni, la lingua, la cultura, i piatti tipici, per cercare di metterli al servizio per le potenzialità future. Le nostre risorse hanno necessariamente quel valore aggiunto che ci permette anche di portare avanti tante iniziative, e io penso che il successo che è stato ottenuto da questa giornata sia un punto di partenza per lo sviluppo di ulteriori attività che andranno sempre verso il recupero del passato, per migliorare proprio questo tipo di accoglienza turistica. Il viaggio nelle radici del borgo significa proprio questo: la radice sta a significare l'appartenenza, l'identità messa a servizio anche del futuro.